Bentornati o benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi parliamo di nuovo di Alien, un flunker decisamente adorabile, uscito nel 2019, che letteralmente mi ha fatto impazzire. Quando ho visto la versione rossa di Alien, ho detto deve essere mio già solo per il packaging. È un profumo che avevo visto già in Corsica quando era uscito all'inizio. Non l'ho comprato, non c'era il tester, mi ricordo. Tornato in Italia, l'ho cercato in lungo e in largo e nessuno sembrava avercelo. Finalmente, qualche mese fa, negli ultimi mesi del 2019, è uscito anche in Italia e ovviamente me ne sono appropriata. A tutte le amanti di Alien, devo dire che questo è il flunker, secondo me, più vicino al classico Alien, che però ha un innovativo bouquet di fiori e di spezie che lo fa sembrare unico nel suo genere. Alcuni l'hanno criticato perché è molto dolce, molto speziato, perde un po' la parte floreale di Alien. In realtà, rispetto a tantissimi flunker che hanno fatto in casa Mugler, sempre di Alien, devo dire che secondo me è quello più riuscito. Vado alle ciance, vi dico subito le note per farvi un'idea. Sulle note di testa troviamo zenzero e cannella, quindi speziato al massimo, caldo, pungente, piccante e paradisiaco. Non so voi ragazzi, ma io la cannella la adoro. E lo zenzero, che ve lo dico a fa. Rispetto all'apertura di Alien è molto caldo, molto saponoso, molto polveroso. Parere mio. Come note di cuore troviamo subito i fiori d'arancio e la tuberosa. La tuberosa è un fiore super dolce, super aromatico, che io in realtà non amo particolarmente. Anzi, devo dire che sto alla larga dai profumi che contengono la tuberosa, anche perché so che il mio naso non la sopporta a lungo andare. Qui è così calibrata, così mixata bene, che la tuberosa che viene fuori è una piccola parte. Come note di fondo troviamo l'ambra bianca e la vaniglia. Non è un profumo stucchevole, è un profumo molto speziato, pungente, come il fratello di Alien, versione nuova. È il flunker che secondo me assomiglia più in assoluto ad Alien, mantiene il suo DNA, però è così coraggioso rispetto agli altri flunker che dice ok, ci sono anch'io. Il voto di persistenza do un 9 su 10. Sui vestiti tranquille un 10 su 10. Come sillage, ovviamente, come quasi tutti gli Alien, 10 su 10. È un passepartout secondo me, perché è utilizzabile in tutte le stagioni, dall'autunno che comincia a essere più fredda l'aria, all'inverno perché la cannella e lo zenzero tengono testa, in primavera perché comunque abbiamo le note del fiore d'arancio che dà questa frizzantezza all'intero profumo, e perché no anche in estate, perché comunque abbiamo delle note non così stucchevoli come potrebbe essere il classico Alien, e quindi io direi che è un bel passepartout. Tra la Diciamo che il packaging è uno dei più belli. Una curiosità, c'è anche la versione Alien Fusion versione maschile. Anche questo profumo versione maschile devo dire che è spettacolare. La versione Fusion, sia maschile che femminile, sono veramente dei profumi innovativi in tutti i flunker di Alien. Esistono due formati in commercio, il 30 ml da 66 euro e il 60 ml da 75 euro. La potete trovare negli store di Sephora o sul sito di Mugler. A tutte le amanti quindi degli speziati caldi, ma nello stesso tempo floreali freschi, e amanti ovviamente di Alien, mi raccomando, non perdetevi questo best seller che sicuramente presto avranno tutti. Ragazzi, anche oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video e let's talk about!